Quella è Lontananza, la città di Baghuz, lungo il confine sudorientale siriano. E queste sono le truppe curdo-arabe siriane, appoggiate dagli Stati Uniti, che si preparano all'assalto finale. I terroristi sono arroccati tra i civili che stiamo cercando di far evacuare, racconta questo portavoce. Ieri a Baghuz, sulla sponda orientale del fiume Eufrate, c'erano almeno 300 jihadisti dell'ISIS. Ma secondo fonti sul terreno, alcuni oggi stanno trattando la resa, mentre altri sono scappati in Iraq. I media locali scrivono di camion entrati in città per evacuare civili e familiari dei jihadisti neri. Più a nord, i curdi chiedono che sia stanziata una forza di osservatori internazionali per proteggerli da un attacco dell'esercito turco. Intanto prosegue il rientro dei profughi dalla Giordania. Durante i quasi 8 anni di guerra, almeno 700.000 siriani erano scappati in Giordania ed ora ritornano. Molti non hanno più casa e lavoro, ma ritornano per ricominciare da capo nella loro terra.